se uno guarda le prestazioni, devo dire che quello che è il paradosso del calcio, una delle migliori prestazioni è stata quella di Udine, però il risultato non è stato suffragato, diciamo così, da quella prestazione. Magari in altre occasioni non siamo stati anche così belli come lo siamo stati magari quel primo tempo a Udine, in parte nel secondo. Però le prestazioni, devo essere sincero, da quando sono arrivato, mi ricordo qualche tempo, il primo a Parma, il primo con l'Atalanta, insomma, questi, diciamo così, e il primo tempo con l'Atalanta, sono stati negativi. Poi per il resto credo che la squadra sia sempre battuta, ovviamente con qualche errore individuale, però le prestazioni le ha sempre fatte, insomma. No, ma è quello che ho detto alla squadra tutta questa settimana, insomma, voglio dire, perché quando tu fatichi tanto per poter recuperare, insomma, credo che questa squadra, e numericamente nei confronti degli avversari, e soprattutto come convinzione, come organico, come adesso come consapevolezza, ha recuperato, ripeto, abbastanza, che ovviamente non è sufficiente. Però quando fai questo sforzo e ti senti vicino alla realizzazione, diciamo così, di questo sforzo, poi può subentrare l'errore madornale, che è quello di non capire che dalla partita del Siena noi bisogna partire. Il Siena non è stato un punto d'arrivo, purtroppo per noi, è un punto di partenza. Adesso c'è una maniera diversa di fare il campionato, e questo deve capire, non è facile. Prendo anche due esempi, cioè Muriel e Cuadrado, giustamente in questi giorni sono stati invasi sotto l'aspetto mediatico, ma dico giustamente per quello che hanno fatto vedere. La mia esperienza mi porta ad avere un po' timore, perché sono ragazzi giovani, insomma, capita a giocatori ben più navigati, figuriamoci. Allora, quindi la mia raccomandazione nei loro confronti è stata subito quella di fargli capire che adesso, non dico tutti, ma molti pretenderanno quasi sempre quelle prestazioni. Adesso viene il difficile per loro, oltre che gli avversari, insomma, li conoscevano già da prima. Ecco, credo che questa partita abbia soprattutto, per carità, il Cagliari rimane in assoluto il pericolo più importante, però questo aspetto psicologico credo che sia in questo momento assolutamente importante, altrettanto importante. Non bisogna pensare di aver realizzato, noi abbiamo realizzato qualcosa di concreto, però torno ad essere ripetitivo, solo negli ultimi minuti dell'ultima partita sapremo quale sarà il destino di questa squadra. Quindi io non mi illudo, è chiaro, dentro mi sento forte di un gruppo che ha fatto, a mio giudizio, una cosa straordinaria fino a questo momento.